We are honored that millions of people around the world trust Samsung Galaxy phones to organize. Ciao ragazzi, allora ho caricato i due baldi giovani, Otto Kliman e Gesualdo 1977. Trovate Otto. Sono giovane, ma hai tirato sapete, mercoledì sono stato a Milano per la presentazione mondiale di OS 8 su invito di Samsung, che ovviamente ringrazio. È stata una bella giornata, quasi una gita di classe, visto che il viaggio è stato condiviso in parte con due altri youtuber, Otto Kliman, che probabilmente già conoscete, e Gesualdo Lo Monaco, vero esperto di smartphone e non solo, vero Gesualdo? La cosa bella poi di questi eventi è quella di ritrovarsi con tutti gli altri ragazzi che come me hanno questa passione, e con alcuni già ci si conosceva di persona, mentre con altri ho avuto il piacere di fare conoscenza, come ad esempio Andrea Bentivegna di Black Geek o Andrea Ricci di Readball e tanti altri. Insomma, mi piace un sacco socializzare e quindi sì, è stato divertente, come è stato sicuramente vedere le facce dei presenti, compresa la mia, quando il presidente di Samsung Italia ha annunciato che avrebbero regalato un dispositivo a ognuno dei giornalisti, blogger e youtuber presenti per consentirci di fare con calma tutti i nostri test, prove, video, eccetera. E oltretutto devo dire che sono stato anche un buon profeta. Direzione Milano per vedere Samsung S8. Chi lo sa, magari ce ne danno uno da portare a casa. Vedete? Sì, non sarebbe male. Uno in tre però, così ci scanniamo in autostrada. Ciao. E allora, eccolo qua. Il mio è un S8 in versione Plus di colore nero, che qualcuno di voi, tanti in realtà, hanno già visto durante la mia live direttamente dal prato dietro al Samsung District, in cui ho fatto un veloce unboxing così per farvelo vedere al volo, ma ovviamente non era configurato ed io stesso era la prima volta che lo prendevo in mano. Ora invece è già un paio di giorni che è diventato il mio dispositivo principale e sebbene sia presto per fare un video di recensione completo, ho pensato di fare questo video con le prime impressioni, ma soprattutto per farvelo vedere meglio e più da vicino. Già, perché S8 Plus merita davvero di essere visto, ha un design che sorprende e mi riferisco al frontale, no? Dove come vedete l'immenso display da 6,2 pollici a farla da padrona, con le cornici che sopra e sotto si sono sottigliate moltissimo, mentre lateralmente di fatto non ci sono. E questo si traduce in una maneggevolezza che non ti aspetti. Niente a che vedere con il Mi Mix, giusto per dirne uno, o comunque più piccolo rispetto ad un iPhone 7 Plus, che comunque ha un display da 5,5 pollici. E i bordi curvi sia sul frontale che sul retro ovviamente aiutano. E nonostante la scocca posteriore sia in vetro, devo dire che non scivola eccessivamente. Il bellissimo schermo AMOLED, poi come vedete, ha bordi arrotondati e un rapporto singolare di 18,5 noni. E vi dico già che non tutte le app sono ancora compatibili, mentre per i video si può scegliere di rinunciare ai bordi laterali o ad una porzione in altezza. Detto questo, per ora vi dico solo che è un display favoloso, molto luminoso, ma che riflette parecchio la luce del sole. Ma avere assottigliato le cornici vuol dire anche rinunciare al tasto fisico, che Samsung ha sostituito con un tasto virtuale, simile a quello di Apple, ma direttamente sotto al display, un tasto che appare solo in determinate situazioni, come ad esempio quando il display è in stand-by per svegliarlo. Ed è sparito anche il sensore di impronte, che finisce sul retro in una posizione che vi dico già è difficile da raggiungere e difficile da identificare, visto che è di fianco alla fotocamera. Fortuna che si può attivare contemporaneamente una tra la scansione dell'iride o la scansione facciale, a seconda di quanto siete paranoici verso la sicurezza del vostro dispositivo, visto che la scansione dell'iride è molto sicura ma non velocissima, e la scansione del viso è al contrario velocissima ma non così sicura, e comunque entrambe non funzionano né al buio né in determinate situazioni. Molto bene invece la fotocamera,
telecamera, devo provarla a fondo certo, ma le prime impressioni lasciano ottime sensazioni. Samsung non ha rivoluzionato in questo settore, aumentando solo la risoluzione di quella anteriore, forse perché davvero non ne aveva bisogno in fin dei conti, ma al di là di questi scatti così un po' improvvisati, mi riservo di provarla con maggiore attenzione. Per ora non posso dirvi più di tanto, nemmeno sulle prestazioni, comunque parliamo sempre di un top di gamma, e tantomeno sulla batteria che, come sapete, necessita di un minimo di rodaggio. Vi dirò, mi incuriosisce molto anche il nuovo Bluetooth 5.0, capace di separare l'audio tra due dispositivi, e voglio provare bene anche questi belli auricolari AKG compresi nella confezione. Ah, sono a filo, perché sì, Samsung, il jack delle cuffie, lo ha lasciato. Insomma, devo parlarvi di un sacco di cose, come ad esempio l'assistente Bixby, ma è ancora troppo presto. Di tutto il resto vi parlerò quindi nella recensione completa. In questi giorni userò infatti l'S8 Plus come mio dispositivo principale, e quando sarò pronto vi dirò quello che penso davvero di questo dispositivo. Nel frattempo magari scrivetemi qui sotto nei commenti se c'è qualcosa di particolare che vorreste sapere sull'S8 e cercherò di rispondervi nel prossimo video. E naturalmente, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciare un like, di condividerlo e di iscrivervi, perché aiuta ad avere prodotti sempre più interessanti di cui parlarvi qui sul mio canale. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.